Daniela del comitato No Terzo Valico di Tortona. La manifestazione è iniziata da pochi minuti. Quali sono, insomma, le prime impressioni su questo corteo? Le persone sono molto positive, abbiamo la popolazione di tutti i comuni interessati dalla tratta del Terzo Valico Ferroviario, la Genova-Tortona, che partecipano, Scolcevera, Novi, Arquata, Tortona, Alessandria, Vallemme, tutta la zona che verrà tagliata da una opera ferroviaria inutile che costa 115 milioni di euro al chilometro, un'opera che è fatta di 54 chilometri, quindi pensiamo allo sperpero di denaro pubblico, perché i soldi si trovano con il taglio alle pensioni, alla sanità, alla scuola pubblica. Un'opera che paghiamo tutti ma che a noi non serve. Non serve ai pendolari perché è un'opera studiata per le merci, non serve a portare lavoro perché serve alla logistica Gavio, lo stesso gruppo che con Impregilo partecipa in maniera rilevante alla costruzione dell'opera, lo stesso gruppo che controlla le autostrade, un'opera pensata esattamente per trasportare le merci dal porto di Genova all'interporto di Rivalta Scrivia, alla logistica di Tortona, perché poi queste merci torneranno da lì in poi nuovamente su gomma, quindi non è neanche vero che serve a togliere il traffico dalle strade. Un'opera che non ha alcun senso per la collettività e che oltre a pagarla la collettività si ritrova ad avere un danno ambientale in termini di salute gravissimo. Gli scavi sono di impatto pesante, vanno a intercettare le nostre falde acquifere, un territorio già fragile dal punto di vista idrogeologico, un territorio che rischia in termini di falde, prosciugamento, inquinamento, depositi di amianto nelle nostre cave. È stato visto che c'è amianto in presenza consistente in alcune zone che saranno interessate dagli scavi. Insieme all'amianto si può depositare di tutto, sappiamo anche che nella nostra zona è molto attiva la criminalità organizzata, quindi quale occasione migliore del deposito dello smarino per lo smaltimento illegale dei rifiuti tossici. Ci chiediamo come le istituzioni pensino di affrontare tutto questo. Qui oggi c'è una popolazione numerosa, variegata, che sta dicendo no a un modello che non è un modello di sviluppo, ha un'idea finta di progresso, non è questo il progresso, non è questo il portare lavoro. Questi cantieri porteranno manodopera sfruttata, precaria, ricattabile, che lavorerà in condizioni di sicurezza zero. Dentro i cantieri ci sono cittadelle autosufficienti, quindi non è neanche vero che ci sarà un ritorno economico per le strutture ricettive delle città, e quindi è una grande bufala. Capiamo semplicemente che serve a qualcuno e che però noi la paghiamo in termini economici e in termini di salute tutti. Per questo diciamo no. Grazie mille.